Paolo Graziano, ti riproponi a guidare il comune di Minturno per la terza volta, visto che comunque dopo due legislature, questa possiamo dire che è quasi la terza volta che ti riproponi. Vogliamo fare due, non c'è due senza tre, come si dice? Sì, voglio ritentare questa avventura. Ho iniziato un percorso diverso rispetto al passato. Io sono stato con tanti amici, poi dopo il 2005 si è rotto il meccanismo che ci faceva lavorare in un certo modo e ho deciso di andare avanti con delle liste civiche, quindi ora ho tre liste, la lista Calasso, il Partito Socialista, un amarcord pure mio, insomma io sono stato per tanti anni, e la lista per Graziano Sindaco, e quindi voglio tentare questa nuova avventura. Io sono legato al paese e credo di poter essere ancora utile a questa città. Senti, ecco, tu hai citato il Partito Socialista, avevi iniziato con un progetto, diciamo, civico, adesso comunque hai un partito anche da cui di tua provenienza, che credo che tanti amici comunque a questo punto torneranno, ecco, riuniti nel partito e ti appoggeranno. Ma guarda, io veramente sono partito dalla lista civica, questa del Partito Socialista sinceramente non ci pensavo. È successo che sono venuti degli amici da Lorenzo Rainone, da Ambroselli, da Vittorio Supino, che mi hanno posto questo problema, e diciamo che non ho avuto assolutamente nessuna difficoltà. Loro in effetti vogliono inserirsi in questo contesto e l'ho fatto insieme a tutti gli altri amici di buon grado, quindi è anche veramente un atto di amarcord che faccio, perché io sono stato per tanti anni con questo partito. Poi c'è stata la diaspora, è successo tutto quello che è successo, e credo che se posso contribuire a dargli un contributo lo faccio con piacere. Quindi una sorta di ritorno a casa? Ritorno a casa, così, diciamo, non perché io abbia, diciamo, posizione, come dire, intanto socialista riformista, non ho posizione assolutamente né radicale né altro, ma è stato un modo per valorizzare un'idea alla quale io ho sempre creduto. Senti Paolo, allora oggi presentiamo queste liste, ci puoi illustrare un po' qualche nome, anche un po' magari il progetto che sostiene questa tua candidatura? Intanto il progetto è quello di dare la possibilità, oggi la preferenza unica non è che consente molto ricambio. E io dopo un iniziale, come dire così, forse sufficienza da parte di tanti amici, alcuni volevano ritornare con me, io ho preferito andare avanti così e voglio, ho un'ambizione, vorrei rinnovare anche delle presenze in consiglio comunale. Ripeto, la preferenza unica questo non lo consente se ci sono, come dire, grossi calibri. Io ho sicuramente tanti amici che già hanno ricoperto l'incarico di consiglieri comunali, ma credo che ho anche spazi per giovani e meno giovani. Ho questo obiettivo, io ho 64 anni, se faccio il sindaco arrivo a 70, vorrei almeno, ecco, lasciare nel consiglio comunale nuove presenze che abbiano fatto le giuste esperienze, perché credo che per poter amministrare bisogna anche fare la gavetta, non ci si accomoda, come dire, o alla carica di sindaco o alla carica di assessore senza aver ricoperto almeno l'incarico di consigliere comunale, che consente di conoscere il paese, di conoscere la realtà. Queste strategie, diciamo, che forse anche a livello nazionale hanno preso piede, della cooptazione, stanno portando a un distacco siderale tra il mondo reale e il mondo legale. Io questo non lo capisco, ho cercato e cerco di lavorare per questo, se ci riesco credo di aver fatto qualche cosa. Senti, quindi oltre a, diciamo, persone che sono in politica già da tanto tempo, ci sono anche tanti giovani, ma anche in amministrazione sarà così? Certo, io cercherò di rinnovare tutto il quadro sia consigliare che anche praticamente esecutivo, non c'è assolutamente problema. Se in effetti questa compagine che io
guiderò avrà l'onere e l'onore di rappresentare la città. Io credo che io sono stato sempre, penso, nel mio piccolo un primus inter pares, nel senso che sicuramente avrò più responsabilità degli altri, ma ho sempre lavorato, collaborato e ascoltato tutti, perché credo che un sindaco debba fare tesoro di tutte le istanze e di tutte le presenze che sono in consiglio nella società civile che in effetti poi fa questa città. Io questo l'ho fatto, come ho detto già in altre volte, se sarò sindaco sarò il sindaco Paolo, fuori sarò il sindaco, perché credo che dove bisogna far sentire la voce e prendere, come dire, posizione è quando si rappresenta la città fuori. Nell'interno della città invece io credo che il sindaco debba essere uno che parla con tutti, che dialoga con tutti, che ascolta tutti e che entri in empatia anche con la gente, perché molte volte il cittadino, se non viene messo nella condizione di essere ascoltato, ma anche ascoltato con interesse e calandosi sui problemi e sul modo di esporre, non si riesce nemmeno, come dire, a dichiarare, a far sentire quelle che sono le proprie esigenze, le proprie opinioni. Io questo nel corso degli anni l'ho fatto e vi posso dire che forse ho anche dei riscontri positivi nel momento in cui io giro per la città. A me piace il porta a porta, questo lo sto facendo da tanto tempo, perché credo di essere partito già da ottobre su questa idea, e quindi pare che trovi riscontro. Ovviamente questi riscontri dovranno essere tramutati in consensi, io me lo auguro, se questo sarà, altrimenti mi inchinerò, come ho sempre detto, al risultato che la mia gente vorrà dare per amministrare. Sicuramente l'augurio sempre che faccio alla città, che chiunque in effetti possa guidare questa città la faccia crescere, la faccia andare avanti, la faccia migliorare. Questo è l'augurio che faccio a una città a cui voglio bene, e quindi questo è il mio proposito.